Le prostitute di entrambi i sessi erano una presenza comune nell'antica Grecia, dovuta a diversi fattori. L'elevato numero di schiavi, i pregiudizi contro le donne e l'assenza di aiuti umanitari per gli indigenti favorivano questo fenomeno. L'isolamento forzato delle donne cittadine e la natura poco romantica dei matrimoni facevano sì che molti uomini sposati cercassero esperienze sessuali al di fuori della casa, creando così una forte domanda di prostitute. Inoltre, l'atmosfera di libertà sessuale tra i membri dell'alta borghesia nel periodo 600-300 a.C. generò un mercato specifico per ragazzi adolescenti. Tuttavia, gran parte delle informazioni sulla prostituzione nell'antica Grecia proviene da Atene, grazie ai testi del commediografo Aristofane e dell'oratore Eschine. Fino a quando una prostituta non risiedeva ad Atene, la sua attività era consentita. Se un cittadino uomo veniva scoperto a prostituirsi, perdeva la cittadinanza. Le cittadine donne che si prostituivano rischiavano la stessa sorte e il loro tutore maschile poteva incorrere in accuse penali. Le prostitute di Atene erano principalmente schiave o meticce, ovvero straniere residenti. Gli schiavi, che potevano essere donne o ragazzi, venivano mandati dai loro proprietari a lavorare per denaro. Molte prostitute vivevano una vita di grande difficoltà. Le porn, o prostitute di basso rango, si trovavano in una posizione sociale inferiore, mentre le hetairai, le cortigiane di alto rango, godevano di uno status superiore. Queste donne non solo erano esperte nella seduzione, ma sapevano anche suonare, cantare e danzare. Le opere d'arte del IV secolo a.C. e le descrizioni di Ateneo C forniscono informazioni sulle loro abilità e sul loro ruolo nella società. Ad Atene, le hetairai vivevano in case sorvegliate, dove manager si occupavano della loro sicurezza e della distribuzione dei guadagni. Queste strutture erano comuni non solo ad Atene, ma anche in altri centri economici greci come Corinto e Naucrati. Si narra che a Sparta non ci fossero prostitute, nonostante le donne di quella città fossero conosciute per la loro promiscuità. Le hetairai erano spesso ingaggiate per i simposi, banchetti esclusivi per l'alta società. Durante questi eventi danzavano e suonavano il flauto, ma erano anche richieste per favori sessuali. Il poeta Anacreonte ha espresso nelle sue opere l'ossessione per le hetairai presenti a queste feste, evidenziando il loro ruolo nel divertimento maschile. Solo le hetairai avevano la possibilità di intrattenere rapporti occasionali con uomini al di fuori delle mura domestiche. Erano soggetto comune nelle pitture vascolari greche e, secondo l'oratore Demostene, una donna vista in compagnia di uomini non poteva essere considerata una cittadina rispettabile. Le donne raffigurate in queste opere erano generalmente descritte come belle e raffinate, spesso in pose sensuali. Dal punto di vista degli uomini di potere, le hetairai rappresentavano una minaccia, poiché potevano indurre i giovani a spendere il loro denaro per il loro piacere. L'obiettivo di molte hetairai era conquistare un uomo benestante che potesse liberarle se erano schiave o prenderle come amante. Ad Atene non potevano sposare legalmente un cittadino, ma potevano diventare pallache, vivendo con lui come una moglie. Le prostitute erano distinte in base al loro status sociale. Le porns erano considerate di basso rango, mentre le hetairai, come cortigiane, avevano un rango superiore. Le hetairai erano specializzate in diverse arti, come la musica e la danza, e la loro presenza era documentata in varie opere d'arte del IV secolo a.C. Le hetairai vivevano in case sorvegliate, con manager responsabili della loro sicurezza e delle loro finanze. Durante i simposi, le hetairai intrattenevano gli ospiti con danza, musica e favori sessuali. Erano una figura comune nelle pitture vascolari, evidenziando il loro ruolo centrale nella società greca. Per quanto riguarda il controllo delle gravidanze, si sa poco sui metodi utilizzati dalle prostitute nell'antichità.
Alcuni autori menzionano supposte vaginali e pozioni a base di erbe come forme di contraccezione. Il giuramento di Ippocrate, ad esempio, vietava ai medici di praticare aborti, mentre il poeta Ovidio raccontava delle conseguenze subite da una donna che aveva tentato un aborto. La prostituzione nell'antica Grecia rappresenta un aspetto complesso e multifacetico della società dell'epoca. Attraverso la distinzione tra pornes e hetairai emerge un quadro in cui il sesso e le relazioni erano profondamente influenzati da fattori sociali, economici e culturali. Le hetairai, in particolare, si distinguevano per il loro status e le loro abilità, riuscendo a occupare un ruolo significativo nelle dinamiche sociali. La loro presenza nei simposi, ad esempio, non solo arricchiva le interazioni sociali, ma rifletteva anche un certo grado di libertà e autonomia rispetto alle donne cittadine. D'altro canto, le pornes affrontavano sfide quotidiane, legate a una vita di marginalità e vulnerabilità. Spesso schiave o meticce, la loro esistenza era caratterizzata da una mancanza di diritti e opportunità. Questo contrasto tra le due categorie di prostitute mette in luce le disuguaglianze sociali e le aspettative di genere che permeavano la società greca. Mentre le hetairai potevano aspirare a un certo prestigio, le pornes erano destinate a una vita di stigmatizzazione e sfruttamento. La prostituzione, quindi, non era solo un fenomeno legato al piacere, ma rifletteva anche le tensioni e le disparità di un'epoca. Le donne coinvolte, sia come cortigiane che come prostitute, navigavano in un mondo di regole rigide, cercando di affermarsi in un contesto spesso ostile. La loro esistenza mette in luce le contraddizioni di una società che, pur valorizzando la bellezza e l'intelligenza femminile in certi ambiti, relegava molte donne a un ruolo di sottomissione. In sintesi, la prostituzione nell'antica Grecia offre uno spaccato della società, rivelando le complesse intersezioni tra sesso, potere e status. Le esperienze delle hetairai e delle pornes invitano a riflettere sulle varie forme di emancipazione e di oppressione che hanno caratterizzato la vita delle donne nel corso della storia. La loro storia non è solo un capitolo di una cultura passata, ma un richiamo a considerare il modo in cui le dinamiche di genere continuano a influenzare le società contemporanee, sollevando interrogativi sulla libertà, il diritto e l'uguaglianza. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.